Lavoratori in piazza, forte partecipazione per la manifestazione di Confcommercio. Maxi evasione fiscale, la Guardia di Finanza di Fano denuncia un imprenditore. Aggiornamenti Covid-19, 351 i nuovi casi in regione, 44 a Pesaro. Presentato l'armadio, nuovo progetto della cooperativa sociale Labirinto. Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre. Buonasera anche a chi ci segue in streaming sul nostro sito www.rossinitv.it e chi ci guarda in diretta sulla nostra pagina Facebook. Apriamo parlandovi della grande manifestazione indetta da Confcommercio che ha avuto luogo questa mattina in Piazza del Popolo. Grande la partecipazione con oltre 1000 presenze delle diverse categorie di lavoratori colpiti dalle restrizioni dell'ultimo DPCM e che hanno voluto far sentire la propria voce, come vi abbiamo già mostrato questa mattina nella grande diretta televisiva che abbiamo appunto realizzato. Vediamo un riassunto di quanto è successo in questo primo servizio di Marco Cadeddu. Grazie a tutti, grazie. Siamo molto preoccupati per la pandemia, per il virus che ci ha colpito anche molti dei nostri ristoratori, ce n'è qualcuno che è morto, non siamo nemmeno riusciti ad andarli a salutare dignitosamente, ce n'è qualcuno che invece a causa di questo Covid morirà la propria azienda. Dopo la lunga diretta di questa mattina che ha seguito le vicende della manifestazione FIPE Confcommercio organizzata in Piazza del Popolo a sostegno dei commercianti, degli esercenti, ristoratori, bar, agenzie di viaggio, tour operator, abbiamo raccolto tantissime interviste, tantissime materiale che adesso andremo a approfondire nelle nostre interviste. Abbiamo raccolto tutti, anche perché quando è nata la richiesta la settimana scorsa era come FIPE, poi è uscito il DPCM di Conte e il DPCM non colpisce soltanto i pubblici esercizi o i ristoranti, ma colpisce tutte le categorie. Metterà a KO tante di quelle ditte, imprese, famiglie, dipendenti, e quella è la più grossa preoccupazione, anche perché nel momento in cui succede una cosa del genere il problema diventa sociale, non soltanto economico. Siamo vicini a queste categorie che vengono duramente colpite da questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è stato approvato furtivamente nella notte dal Governo nazionale, dal Presidente del Consiglio, mi permetto di dire questo, perché non è stato proficuo il confronto tra le regioni e il Governo nazionale. Sono state adottate delle misure che in parte non condividiamo, perché non utili a contenere la diffusione del coronavirus, che spesso colpiscono categorie che hanno rispettato i protocolli anticoronavirus dettati dal governo nazionale, e oggi si vedono questa beffa. Ormai questa crisi legata alla pandemia sta durando da molti mesi, questo ulteriore decreto crea sicuramente delle grosse difficoltà. Io quello che cercherò di fare è quello anche di chiedere alla Regione un impegno concreto, perché ricordo che la precedente legislatura aveva messo oltre 210 milioni di euro, fondi che sono andati a sommarsi rispetto a quello che aveva previsto il governo, quindi che aveva previsto lo Stato. Mi auguro che anche in questa fase la Regione abbia questa capacità di trovare ulteriori risorse per integrare quelle che il Presidente del Consiglio ha, come dire, annunciato come risorse che dovrebbero arrivare entro qualche settimana. Noi siamo stati chiusi, siamo stati messi in nomination la settimana scorsa facendo passare un messaggio che non eravamo a norma, quando dal 25 maggio, scusate il termine, ci siamo fatti un mazzo per sanificare tutto, per tenere le distanze, per abituare i nostri ragazzi a rispettare le regole, per regalargli benessere, regalargli relazione umana. Piano piano stavamo riprendendo. Non c'è stato un caso nel tutte le strutture, centri danza e centri fitness di Pesaro, di persone entrate in struttura che ci hanno detto che avevano il Covid. Neanche uno! Le agenzie di viaggio e i tour operator hanno chiuso a febbraio e devono ancora riaprire. A parte qualche spicciolo di cassa integrazione, non abbiamo visto nulla.
Io sono d'accordo che la salute è importante, ma dobbiamo prendere anche iniziative giuste per quello che riguarda il mondo economico. Per quello che riguarda gli alberghi credo che dopo un primo rush sono stati un po' abbandonati dallo Stato. Gli stagionali hanno lavorato sostanzialmente 50 giorni, gli annuali stanno tornando a chiudere perché non c'è clientela e i tour operator hanno smesso di lavorare nella primavera scorsa e non ci sono prospettive fino al prossimo autunno 2021. Ringrazio Confcommercio, FIPE e tutti coloro che hanno partecipato perché hanno dato una testimonianza di come si manifesta pacificamente. Detto questo, noi siamo solidali con loro perché quello che stanno vivendo è una situazione veramente imbarazzante, cioè il governo ha creato figli e figliastri. Per quanto ci riguarda, noi avevamo chiesto assolutamente di non chiudere alle ore 18 come Regione Marche. La Giunta e il Presidente si stanno impegnando sia sui tavoli nazionali ma anche con le categorie a livello regionale per cercare di venire incontro alle varie esigenze e richieste. Ancora non avevamo superato la prima chiusura e ci ritroviamo di nuovo nel delirio, nella confusione, nell'amarezza, nella difficoltà, non solo noi ma tutti i nostri utenti, dai più piccoli, noi siamo anche scuola di danza, quindi dai più piccoli ai più grandi, c'è un senso di perdizione, nel senso come se avessimo perso proprio uno scopo. Io darei un ultimatum a Conte, una settimana lui ha dato l'ultimatum alle palestre, dopodiché già voleva chiuderle e le ha chiuse, e io, la nostra categoria dei lavoratori dello spettacolo, dei liberi professionisti, ma anche naturalmente dei ristoratori, deve dare un ultimatum a Conte di una settimana. Se non in questa settimana non c'è qualcosa di soddisfacente che può essere un vero contributo, non un buono miseria, non un'elemosina, non i 600 euro che io ho visto a marzo e ad aprile, poi non ho visto più niente, 600 euro al mese, non ci paghi neanche un affitto, non ci paghi. E continuano anche gli incontri che l'amministrazione comunale sta tenendo con le categorie colpite dal nuovo DPCM. Dopo il colloquio tra sindaco e ristoratori e associazioni di categoria che si è svolto ieri pomeriggio, questa mattina l'assessore Francesca Frenquellucci ha partecipato ad un tavolo anticrisi con diverse realtà, mentre nel pomeriggio e domani sono attesi nuovi incontri con altri lavoratori. Vediamo l'intervista all'assessore Frenquellucci. Il tavolo anticrisi era stato convocato già da prima che uscisse il DPCM, quindi l'incontro è stato comunque portato avanti. Hanno partecipato tantissimi enti, anche oggi erano presenti, c'era anche l'assessore Vimini, anche consiglieri comunali, e si è detto come proposta da parte del consigliere Biancani di invitare al prossimo incontro anche i consiglieri di maggioranza o comunque l'assessore di maggioranza regionale, anche perché noi stiamo preparando un documento con dei punti di richiesta soprattutto per le imprese, perché sappiamo benissimo le difficoltà che stanno attraversando. In questo momento difficile l'amministrazione ieri ha voluto incontrare le associazioni di categoria insieme al sindaco, dove appunto noi abbiamo voluto ribadire che massima vicinanza nei confronti delle imprese. Non ci siamo fermati, appena è uscito il DPCM, essendo anche all'interno delle chat ANCI nazionali, Pesaro è stata promotrice, questo grazie anche comunque al lavoro insieme agli assessori o anche ai nostri dirigenti, abbiamo fatto una lettera come assessori alle attività economiche dove abbiamo richiesto appunto la possibilità di velocizzare e dare ristoro a tutte le attività, cosa che avevano già comunque fatto i sindaci dell'ANCI, ma noi come assessori abbiamo avuto una risposta positiva da parte di tutti gli assessori a livello nazionale. Quindi immediatamente è stata poi spedita ieri verso mezzogiorno la lettera dove appunto chiedevamo una risposta concreta visto le difficoltà che sono state messe queste attività. Questa mattina al tavolo anticrisi devo dire che è andato molto bene. L'amministrazione so che incontrerà nei prossimi giorni, anche penso sia domani, incontrerà le associazioni culturali.
e oggi ci sarà un incontro con le associazioni sportive, come ieri abbiamo fatto con le associazioni di categoria. E ora la pagina degli aggiornamenti relativi all'emergenza Covid-19 sul nostro territorio regionale. Il Servizio Sanità della Regione ha infatti comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.046 tamponi, 1.731 nel percorso nuove diagnosi e 1.315 nel percorso guariti. I nuovi positivi sono 351 e 44 di questi provengono dalla provincia di Pesaro e Urbino. Questi casi comprendono 44 soggetti sintomatici, 105 casi di contatti in setting domestico e 102 contatti stretti di casi positivi. Stabile a 6 il numero di pazienti che si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Marche Nord di Pesaro. E ora la cronaca, perché sono stati resi noti questa mattina i dettagli di un'importante operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Fano per denunciare un imprenditore che si è reso protagonista di una maxi evasione fiscale. Vediamo. Si è conclusa con la condanna ad una pena detentiva e alla confisca di beni e denaro la vicenda che ha visto protagonista un uomo, titolare di una ditta nel settore della fabbricazione di porte e finestre in legno, rintracciato dalla compagnia della Guardia di Finanza di Fano. L'accusa nei confronti del soggetto è quella di essersi reso protagonista di una consistente evasione fiscale, che proprio la Guardia di Finanza ha scoperto nel corso di una verifica fiscale. Le fiamme gialle su disposizione del Tribunale di Pesaro hanno quindi ritirato il denaro presente sui conti correnti dell'imprenditore e beni in suo possesso per un valore di 150.000 euro. L'accusa nei confronti dell'uomo è quella di aver distrutto ed occultato diverse scritture contabili per impedire la corretta rilevazione dei redditi percepiti. I guadagni reali ottenuti dal titolare della ditta e nascosti al fisco sono stati minuziosamente ricostruiti grazie al lavoro della Guardia di Finanza. Oltre alle sanzioni amministrative derivate dall'accaduto, l'imprenditore è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pesaro, che ha dato poi il via al procedimento penale per i reati tributari intercorsi. E si stanno verificando ormai in tante città d'Italia proteste e manifestazioni contro le nuove misure del DPCM, episodi che in alcune occasioni hanno portato anche ad atti di violenza nei confronti degli agenti di polizia. Proprio per questo anche il Sindacato dei Lavoratori di Polizia di Pesaro e Urbino ha espresso le proprie preoccupazioni sulla situazione dell'ordine pubblico, anche se le piazze di Pesaro non hanno ancora destato episodi di violenza. L'intervista è al segretario provinciale SILP CGL Pierpaolo Frega. Noi abbiamo sottolineato sostanzialmente di lanciare un ponte tra la società civile e le forze dell'ordine. Non, per quanto noi rappresentiamo lo Stato, noi comunque siamo lavoratori tra i lavoratori e quindi il nostro compito è semplicemente di far rispettare le regole. Noi non vogliamo essere la valvola di sfogo di nessuna situazione critica. Ci mettiamo nei panni dei lavoratori perché ci rendiamo conto che magari un gestore di una palestra o di un ristorante può essere un nostro familiare, un nostro parente, e quindi però non è motivo per cui diventiamo noi l'oggetto della rabbia della gente. Questo è, lo reputo inaccettabile, come la solidarietà a tutti i colleghi feriti a Torino, a Lecce, alle situazioni che si sono create anche a Roma, e speriamo che non ci siano infiltrazioni, perché noi a Pesaro abbiamo dato dimostrazione che i cittadini che hanno manifestato liberamente hanno dato una grande dimostrazione di educazione e di rispetto delle forze dell'ordine e di dimostrare la loro rabbia in maniera molto civile ed educata. A noi le richieste le facciamo tutti i giorni, le richieste sono le stesse. Il problema vero che in Italia purtroppo chi tocca un poliziotto, chi tocca un carabiniere, spesso non paga nemmeno per le azioni che vengono svolte, quindi, ma questo è un discorso molto più ampio che trova affonda radici da lontano. Ecco, questo è il dispiacere, che determinati atteggiamenti contro le forze dell'ordine non trovano mai poi una vera sanzione o una denuncia con un effetto anche detentivo. Diciamo, oggi picchiare le forze dell'ordine un po' all'ordine del giorno, sapendo di rimanere impuni. Ancora notizie, perché all'aeroporto delle Marche è ora possibile effettuare il tampone antigenico rapido per la diagnosi di Covid-19 per i passeggeri in arrivo e in partenza. Si tratta di un'operazione voluta dalla società di gestione Air Dorica e realizzata grazie a Dino Living, azienda di Ancona che ha raggiunto una posizione di leadership in Italia e nel settore dei dispositivi diagnostici e medici per il contrasto alla pandemia. Il presidio, attivo dal pomeriggio di ieri al terminal arrivi,
è a disposizione di tutti i passeggeri, in particolare di quelli che hanno l'obbligo di sottoporsi al test provenendo da paesi a rischio. E la sessione autunnale del Rossini Opera Festival, originariamente in programma dal 1 al 29 novembre, è stata rimodulata alla luce del nuovo DPCM che non autorizza la presenza di pubblico all'interno dei teatri durante gli spettacoli. I primi due concerti in programma per sabato 14 e domenica 15 novembre, entrambi alle 20:30, saranno eseguiti senza pubblico e trasmessi in streaming gratuito. Il presidente del ROF, Daniele Vimini, ha sottolineato come la soluzione ideata sia nata dalla volontà di tenere accesa la fiamma della cultura e il lavoro degli operatori del settore. Se non sarà possibile riaprire al pubblico, anche il Barbiere di Siviglia e il Viaggio a Reims verranno regalati al mondo in streaming. E ora vi mostriamo queste due immagini inviate da alcuni telespettatori che raffigurano la presenza di una tartaruga morta sulla spiaggia all'altezza di Bagnitina. La presenza del corpo senza vita dell'animale era già stata denunciata ieri alla Guardia Costiera, ma questa mattina la carcassa era ancora presente nell'area del Moletto. Affrontare il tema della violenza assistita e la necessità di attivare servizi per i maltrattanti. È questo l'obiettivo dell'Armadio, un nuovo modello territoriale e progetto che tra i capofila vede la cooperativa sociale Labirinto. Ce ne parla in questa prossima intervista Roberto Drago, che è il coordinatore dell'ambito territoriale sociale 1 di Pesaro. Il progetto L'Armadio è un progetto che è stato vinto dalla cooperativa Labirinto e noi come ambito e Comune di Pesaro siamo partner. Si occupa principalmente di due settori nel campo della violenza di genere, in modo particolare quei due settori che fino ad oggi erano stati meno affrontati, perché chiaramente avevamo messo al centro sempre il sostegno e il seguire il percorso della donna vittima di violenza. Allora, si tratta della violenza assistita, quindi dei minori che assistono dentro casa a scene di violenza, quindi tutta una serie di interventi nei confronti dei minori, e poi l'altro aspetto, quello dei maltrattanti, incominciare a occuparci dei maltrattanti, quindi vedere anche che tipi di percorsi fare per queste persone, tenendo conto anche che in questo momento noi viviamo un'ingiustizia grande, nel senso che in genere è sempre la donna col bambino che devono spostarsi dalla propria abitazione, quindi cambiare abitudini, scuole, tutto. Ecco, incominciare a fare degli interventi sia per aiutare i maltrattanti, ma anche per aiutare le donne a rimanere nella propria abitazione. La realtà è una realtà, purtroppo, sempre abbiamo avuto un periodo nel lockdown che abbiamo avuto meno segnalazioni, ma molto probabilmente dovuto a un problema che la figura maschile era dentro casa. Le domande ci sono, continuano a esserci, noi abbiamo continuato a dare il servizio sempre, anche a distanza. L'impegno che ci siamo presi nel 2021 è di aprire due nuovi sportelli, cioè il centro antiviolenza rimane a Pesaro, però apriremo due sportelli a Urbino e a Cagli, proprio per aiutare anche le donne che farebbero fatica a venire a Pesaro a fare i colloqui. In chiusura un flash di sport, perché la Pesaro Rugby vede allontanarsi la speranza di tornare a giocare, avendo la Federazione Italiana Rugby, in seguito all'ultimo DPCM, rinviato l'inizio della Serie A al 24 gennaio 2021. Dall'idea iniziale di scendere di nuovo in campo per la prima partita l'8 novembre, slitta di oltre due mesi la possibilità di vestire la maglia giallorossa. Uno stop che costringe lo staff tecnico della prima squadra a rivedere completamente la preparazione atletica. E termina qui questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo la prima serata di Rossini TV, perché questa sera alle 21:15 potrete vedere lo speciale dedicato alle premiazioni del Festival GAD. Questa sera in prima serata alle 21:15 e poi in replica alle 22:30. E domani sera andrà in onda la prima puntata del nuovo programma di Rossini TV dedicato alla VL insieme a Canestro, un focus sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Gli ospiti saranno Ario Costa, Luciano Amadori ed Elisabetta Ferri. L'appuntamento è quindi per domani sera, giovedì 29 ottobre, alle 21:15 e poi in replica alle 22:30. L'informazione torna invece puntuale domani mattina in diretta con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini alle 7:20. Grazie per averci seguito anche in questa edizione del nostro telegiornale e vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini TV.